Parola d'ordine, prevenzione. Oltre 2000 nonni, anziani di diverse età, si sono sottoposti alle visite gratuite della seconda edizione di Nonno Ascoltami, la campagna di prevenzione dei disturbi dell'udito promossa dalla Maico in collaborazione con i reparti di otorinolaringoiatria di Pescara, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Giulianova e Termoli. Altrettante le piazze coinvolte, in cui, complice la giornata di sole ed il clima estivo, tantissime persone hanno fatto la fila per testare le proprie capacità uditive. Una seconda edizione interregionale, quindi, allargata ai maggiori centri di Abruzzo e Molise, una innovazione decisa dopo il clamoroso successo della prima edizione, che aveva visto l'anno scorso presa d'assalto la sola piazza Salotto di Pescara, gremita anche quest'anno in coincidenza con la festa nazionale del nonno. È davvero incredibile anche vedere che questa mattina già dalle 8 c'erano tanti nonni in fila per poter accertare il loro udito, e questo a noi colpisce molto, perché in effetti vuol dire che c'è bisogno di queste iniziative e c'è bisogno che un'azienda come la nostra entri in scena, entri in campo per poter finanziare e supportare da tutti i punti di vista, anche quello tecnico, un'iniziativa del genere. Insieme agli ospedali che siamo riusciti a coinvolgere, che abbiamo l'onore di avere in piazza, come l'ospedale di Pescara col dottor Caporale, l'ospedale di Chieti, la clinica universitaria di Chieti col professor Croce, e l'ospedale di Lanciano, il dottor D'Archivio, e l'ospedale di Termoli col dottor Serafini, e Giulianova e L'Aquila con i rispettivi primari. E quindi siamo molto onorati di avere questa opportunità e siamo molto convinti che ce ne sia estremo bisogno. Noi tutti i giorni nei nostri centri, ma anche, sicuramente parlo anche a nome degli ospedali, ma parlo a nome dei tecnici che qui stanno facendo questi controlli, ogni giorno riscontriamo persone che sono ancora in ottima forma nonostante una certa età e che hanno invece un grave problema di udito, e sappiamo invece che risolvendolo o con una protesi acustica o con una terapia che il medico saprà indicare, i nonni che abbiamo voluto inquadrare in questa tipologia di persone con problemi di udito tornano a vivere veramente con una ottima qualità di vita. Nella struttura mobile allestita in Piazza Salotto a Pescara dei volontari di Croce Rossa e Misericordia, medici specialistici dell'ospedale di Pescara e tecnici audioprotesisti della Maico hanno offerto gratuitamente la loro consulenza ai tanti nonni che hanno scelto di fare qualche minuto di fila. Bene, innanzitutto ne approfitto per ringraziare la Misericordia e la Croce Rossa che ci danno la possibilità di avere queste strutture così ben attrezzate, e anche il loro personale che è molto qualificato nella gestione di numeri così grandi. E in queste tende noi stiamo effettuando una visita del condotto uditivo da un medico specialista, e quindi che controlla la salute, e chiaramente uno screening, non è una visita completa perché non è possibile farla in piazza, però serve a dare comunque delle indicazioni sulla salute proprio dell'orecchio. Ma andiamo a conoscere meglio e nel dettaglio tutte le fasi della visita autoiatrica. L'esame audiometrico è un esame che serve per valutare la funzionalità uditiva, si esegue sia nell'adulto che anche nel bambino, e si compone in questo modo. Praticamente al paziente viene apposta una cuffia attraverso la quale vengono inviati degli stimoli acustici di diversa frequenza, dai 250 agli 8000 Hz, e si valuta la soglia frequenza per frequenza, la capacità uditiva del paziente per ogni frequenza praticamente. Si fa l'esame prima per l'orecchio destro, che verrà segnato su un apposito grafico con un cerchietto rosso, e successivamente invece viene fatto l'esame per l'orecchio sinistro, che viene segnato sul grafico
bianco con una crocetta azzurra. Come ho detto precedentemente, a questo esame possono essere sottoposti tutti, sia adulti che bambini. Chiaramente l'esame audiometrico nell'adulto viene condotto in un certo modo, nel senso che il paziente viene messo in cabina silente, deve alzare la mano ogni qualvolta sente il suono. Chiaramente per i bambini non è altrettanto semplice la cosa, perché gli stimoli proposti possono non essere per loro interessanti. Esistono però delle metodiche audiometriche proprio rivolte ai bambini, per cui è un esame assolutamente non invasivo e doloroso che possono affrontare tutti quanti molto semplicemente, con molta rapidità e molta semplicità. Nella sua esperienza, quali sono le persone, se c'è un'incidenza a livello di età nei problemi dell'udito? Beh, chiaramente con il passare degli anni la capacità uditiva peggiora, fisiologicamente peggiora. Però voglio dire, esistono anche delle forme di ipoacusia che aggrediscono, anche che colpiscono anche i bambini, ed è per questo che sarebbe fondamentale per tutti i bambini, prima dell'ingresso a scuola, eseguire un esame audiometrico per verificare appunto la capacità uditiva. Invece nell'adulto e nell'anziano, chiaramente tutte le volte che ci troviamo di fronte ad una situazione di disagio, di difficoltà, e i segnali sono chiari, ad esempio la persona anziana che tende ad alzare il volume del televisore, oppure che tende ad isolarsi dalle conversazioni con la famiglia, oppure tende a isolarsi nella vita sociale, allora questi sono tutti segnali che ci devono far pensare che ci possa essere un problema uditivo. Invece per quanto riguarda i bambini, il segnale chiaro è quando ci sono ritardi nello sviluppo del linguaggio e quando ci sono ritardi anche nell'acquisizione della lettoscrittura, e allora bisogna sospettare che ci possano essere dei problemi a carico dell'apparato uditivo. Ben il 60% dei nonni, uno su tre durante le visite, ha riscontrato dei problemi d'udito, ed il 4% di essi ha necessità di un apparecchio protesico. Dati allarmanti, soprattutto considerato il fatto che troppo spesso i nonni non ne sono consapevoli. Una patologia dunque largamente diffusa, eppure molto sottovalutata, specialmente dagli anziani. La sordità è un problema che non conosce distinzione di età e di sesso e può colpire anche da molto piccoli, per le cause più disparate, dalle patologie fisiologiche alle malattie professionali. Un problema oltre che personale, anche sociale. Comunicare nella società odierna, infatti, è diventato fondamentale, e la perdita dell'udito può costituire un fattore di isolamento che mina la capacità di relazione interpersonale. Quello che conta è che un apparecchio acustico, che è un amplificatore sostanzialmente, che ha un microfono e poi un altoparlante, amplifica i suoni, oggi è diventato un microcomputer, per cui questi suoni vengono amplificati in maniera molto selettiva, come se fosse un vestito su misura, e oggi riescono a risolvere veramente quello che è un problema non solo di udito, ma un problema di vita, di comunicazione e di inserimento sociale, come passare una cena con gli amici e in mezzo a tanti rumori e non capire bene le parole, non capire bene cosa dice il vicino è frustrante, porta all'isolamento. Prima o poi non si andrà più a quella cena perché non si ha più voglia di subire questa fatica. Con un apparecchietto acustico si risolve veramente bene il problema, e pensate che già guardando qui in questa piazza vedete quanti occhiali ci sono, quante persone portano gli occhiali, e invece probabilmente in questa piazza ci sono ancora troppo pochi apparecchi acustici, e questo ci porta in campo per stimolare la comunicazione, stimolare l'informazione sulla possibilità di risolvere tranquillamente un problema che tra poco non sarà più un problema. Per risolvere il problema della sordità lì dove è accertata la patologia si opta per la scelta tecnica di un ausilio, di un apparecchio acustico. L'apparecchio acustico è un ausilio che viene inserito all'interno della cavità del condotto uditivo e serve appunto a correggere il deficit. Attualmente la tecnologia viene in aiuto dei pazienti, esistono delle apparecchiature quasi invisibili che si inseriscono all'interno dell'orecchio o si possono posizionare dietro l'orecchio. Dispositivi tecnologici digitali, quindi apparecchi automatici che si regolano da soli. Noi operatori tecnici ci mettiamo a disposizione per seguire il paziente in tutto il percorso riabilitativo e rieducativo e per seguirli nell'adattamento di questi apparecchietti.
Esistono delle protesi che variano in base al grado di difficoltà uditiva del paziente? Sì, allora ai fini applicativi la scelta dell'apparecchio è legata al tipo di sordità. Una volta fatta la valutazione, quindi sostanzialmente prima una visita con uno specialista, un otorino, lì dove poi c'è una indicazione all'apparecchietto, i pazienti si possono rivolgere presso il nostro centro e alla luce di altri esami tecnici che facciamo noi direttamente allo studio si consiglia l'apparecchio acustico, quindi diciamo l'applicazione è personalizzata, quindi a secondo del tipo di sordità si opta per uno o per l'altro modello. L'accoppiata nonno-nipote da sempre è una colonna portante della famiglia nella nostra società ed è per questo che Nonno Ascoltami 2011 ha regalato un sorriso a grandi e piccini. In piazza i clown dell'associazione Clown Doc, che sulle orme del celebre Patch Adams portano la clown terapia nelle corsie degli ospedali. Un sorriso che fa bene al cuore e alla salute. Siamo un gruppo di 12 persone, circa 14, e andiamo nei reparti di chirurgia pediatrica e oncoematologia pediatrica. E prestiamo un servizio settimanale, andiamo all'incirca 3-4 volte. Io sono d'accordo con lei, glielo dico. 3-4 volte a settimana. In ogni reparto e lo scopo certo è quello di ricodificare il significato dell'ospedale, del ricovero in ospedale, chiaramente per i bambini, per le famiglie e anche per il personale sanitario. Oggi siete qui in questa manifestazione che vede protagonisti i nonni, però ci sono anche tanti bambini, un'accoppiata vincente, quelle tra nonni e bambini. Certo, certo, è una figura importante che deve essere preservata per i bambini, perché è una cosa importante nell'educazione di un bambino e quindi ci siamo anche noi. Come sempre accanto alla Maico in prima linea l'ospedale civile di Pescara con il reparto di otorinolaringoiatria diretto dal dottor Claudio Caporale, uno dei primi a credere nell'iniziativa e da sempre fortemente convinto della necessità della prevenzione. In piazza i medici specialisti in otorino dell'ospedale hanno visitato ed assistito tutte le persone che si sono sottoposte al test audiometrico, molta parte di questi poi tornati in ospedale per approfondire la visita. Abbiamo visitato più di 400 persone, di cui un buon terzo l'abbiamo comunque rivisitate in ospedale. E in alcune persone abbiamo comunque fatto lo screening, maggiormente alle persone anziane, però sono venute persone adulte sotto i 60 anni, di cui alcune persone, circa 15 persone, abbiamo comunque poi operato per patologie proprio delle orecchie, quindi per otosclerosi, per colestiatoma, che è una patologia importante dell'orecchio. Quindi va bene la manifestazione, però questa consente, oltre alle persone anziane, quindi evitare prenotare al CUP, fare lunghe file in ospedale, quindi una mattinata riescono a fare una visita otoiatrica, quindi una prima valutazione dell'orecchio e poi praticamente fare un esame, anche se è di screening, però comunque vedere chi ha bisogno di un successivo approfondimento diagnostico. Noi abbiamo cercato nel nostro reparto di agevolare il più possibile tutte le persone anziane, gli adulti e soprattutto i bambini. Il martedì giù in ambulatorio noi ci occupiamo assieme agli audiometristi, alla dottoressa Dilva Russo, al dottor Di Bonaventura, di audiologia infantile, quindi facciamo un esame di screening che sono le otomissioni acustiche e poi i bambini che hanno bisogno, potenziali evocati, e poi vediamo chi ha bisogno, cerchiamo di capire subito se il bambino ha necessità di essere protesizzato e successivamente se è proprio un bambino sordo con equasusia grave profonde di essere eventualmente impiantato. Infatti Pescara è il centro di riferimento per l'implantologia cocleare. Questi impianti possono essere fatti solo ai bambini oppure riguardano un po' tutta la popolazione? Le ipoacusie profonde, bilaterali, sia nei bambini che negli adulti possono essere fatti. Vengono visitati, logicamente viene valutato il tipo di ipoacusia, però se rientrano in questo
range di persone che hanno necessità possono essere impiantate. E l'impianto cocleare è il top della protesizzazione. Fino ad ora abbiamo parlato del problema quando già esiste, ma cosa possiamo fare per salvaguardare il nostro dito? Innanzitutto evitare, soprattutto mi rivolgo ai giovani, di spararsi la musica nelle orecchie con gli iPod, adesso è devastante, a volte è un po' esagerata la cosa. E discoteche, adesso un po' ci sono leggi che hanno un pochino vincolato questo, e cercare a volte di stare veramente un po' all'aria aperta e sentire i normali rumori. È importante quindi sensibilizzare la popolazione ad un corretto uso del proprio dito, possiamo dire, ed anche ai controlli periodici che sono comunque importanti. Certo, bisogna anche fare un po' di cultura, perché la persona anziana a volte quando si dice signora guardi ha bisogno della protesi, ti guarda un po' come dire mi stai dicendo che sono diventato anziano, che sono ormai da mettere da parte. La protesi è come mettere l'occhiale, cioè adesso siamo abituati a mettere l'occhiale e sembra una cosa bella ormai, si va la montatura, ci sono anche protesi carine che si vanno ai centri, sono molto più piccole, non sono le protesi che si usavano 10-15 anni fa, però la protesi ti aiuta a stare in mezzo alla gente perché ti fa capire, perché il problema è non comunicare. Pensiamo quanti nonni vanno a prendere i nipoti a scuola e guidano e hanno la patente rinnovata, per carità, senza problemi, e poi scopriamo anche in un contesto del genere che invece c'è una perdita uditiva importante. E quindi se vogliamo c'è anche del rischio per la sicurezza di tutti, e quindi è fondamentale. Dobbiamo fare di più, la nostra azienda cerca di spingere il più possibile affinché la società si accorga di un problema che è latente e non viene mai evidenziato nei contesti più importanti. Noi siamo in campo, ringraziamo naturalmente tutti gli specialisti e tutti gli ospedali che hanno creduto in questa iniziativa e tutte le istituzioni che ci hanno dato questa possibilità. Nonno Ascoltami, diventato appuntamento fisso di inizio autunno, anche quest'anno è stato un successo di affluenza. Manifestazione che ha il merito di portare in piazza la prevenzione, troppo spesso accantonata a favore della cura, un costo per la collettività e soprattutto un disagio per il paziente. Tornare al vecchio motto prevenire è meglio che curare è l'obiettivo apertamente dichiarato di Nonno Ascoltami e dei 2000 nonni che hanno aderito alla manifestazione. Box.